brano che nasce come denuncia dell'egocentrismo imperante e, ironia della sorte, ultimo brano della band che vedrà i Beatles orfani di forse il membro più egocentrico. Mi guardai intorno e tutto ciò che vidi era legato al mio ego. Quindi George era veramente full, pieno, stanco di questo egocentrismo, stanco di queste lagne, di questo continuo riferimento a tutto ciò che è mio, tutto ciò che sono io, i miei problemi, i miei pensieri, tutta questa ricerca di attenzioni, questa lagna continua. Parla di questo, è un urlo di frustrazione, uno sfogo di Giorgio riferito appunto alla situazione che stava vivendo durante quel periodo. Cercò di staccarsi da quella che era una visione più oggettiva della situazione per rendersi conto che tutto quello che provava, tutto quello che vedeva intorno a sé non era reale, quindi solo in quel momento prese realmente coscienza di quello che era realmente reale, non tutto quel io, me, mio, tutte quelle preoccupazioni che in realtà erano forse frutto, figlie della popolarità anche probabilmente. George Harrison, che denuncia il pericolo dell'egocentrismo, dell'io, io, genera questo pezzo meraviglioso proprio sul rifiuto di tutto quello che è il possesso, il mio riff, la mia canzone, le mie quote probabilmente. Questo brano George lo scrisse durante le riprese di Let It Be e fu una stesura fulminea, lo scrisse in 5 minuti circa. La cosa più affascinante di questo pezzo è il fatto che sia un pezzo che nasce da George in un momento in cui capisce di poter essere anche lui autore, no? Si convince di avere anche lui un ego che poi può andare a scontrarsi con quelli mastodontici di Lennon e McCartney. Sortì emozioni positive in Ringo, mentre negli altri due Beatles non ci fu grande presa, ecco, nei confronti di questo brano. Durante appunto questa stesura possiamo immaginare George a scrivere un John Lennon danzante in background con Yoko Ono completamente disinteressato. È proprio durante uno dei più grossi scazzi che avvengono nella band, fra i grossi ego, quello emergente di George e quello di John e di Paul, che George molla, si ritira e scrive questa canzone, che però non verrà registrata immediatamente, ma avrà un periodo di gestazione lungo più di un anno. Mezzi di brano, che però all'interno ha una complessità di arrangiamento incredibile. Ti accorgi quando lo ascolti per poi suonarlo. E lo senti questo mood un po' diverso, no? Dei pezzi di Let It Be ha una sua identità sia dal punto di vista di scrittura che di produzione. Molla tutto quell'approccio un po' live che sicuramente aveva in mente Paul quando ha iniziato il progetto. Get that.
e prende una strada completamente diversa, più complessa, più strutturata, con più layer. Essendo un brano che viene dalle sessioni di Abbey Road, eppure essendo un brano di Let It Be, risente di quella iperproduzione tipica dell'anno precedente, diciamo. Per cui, nonostante siano solo in tre a dividersi le parti, in realtà troviamo moltissime sovraincisioni, sovrastrutture, strumenti. Se lo scomponi, ha dentro un pianoforte, un organo, una chitarra acustica, una chitarra solistica, ancora un'altra chitarra acustica e i cori, che sono tipicamente Beatles. Per cui ha una cosa apparentemente semplice, apparentemente un B-side, Let It Be, che può sembrare, all'interno una complessità tipica del sound dei Fab Four. E anche per noi come chitarristi di una band molto live, trovarci a dover ricreare questa magia di parti differenti, di sovraincisioni differenti, di fatto fare il lavoro di cinque chitarristi con tre acustiche, due elettriche, di fatto avere un po' di voci da mettere sul piatto, insomma, è un'esperienza decisamente differente. E mettersi anche a confronto con il chitarrismo di George Harrison, che per quanto tremendamente sottovalutato a mio parere, è fondamentale per tutto quello che è venuto da lì in poi nella chitarra rock e pop. Il suo modo di suonare, la sua ricerca nel suono delle elettriche è assolutamente avanti per il periodo e secondo me segna una tappa fondamentale nella storia dello strumento. Questo brano appunto fu scritto durante le riprese di Get Back e la stesura di Let It Be, ma in realtà non fu realmente considerato all'interno della produzione da appunto dei componenti della band. Nel bene o nel male rappresenta la fine di quello che è stato i Beatles. Session di Let It Be finisce la sessione video con lo storico concerto sul tetto. Fu poi ripreso un anno dopo. Registrato nel 3 gennaio del 70 al volo da appunto Paul, Ringo e George. John Lennon in quel momento non fu presente, quindi non prese parte alle registrazioni perché era in viaggio con Yoko Ono, quindi continuò a danzare con Yoko Ono anche durante le riprese di quest'ultimo brano, durante l'ultimo atto della loro carriera, ecco. Ne viene fuori un minuto e 40 che lascia in studio, Phil Spector ci mette le mani e ne esce fuori poi questi 2 minuti e 25 di pezzo che hanno fatto la storia. Ehi, ancora un istante per ricordarti che questo brano e il disco completo li trovi già su Apple Music e che io ti aspetto assieme ad un centinaio di Sgt. Pepper il 9 maggio alla Gen Club di Milano. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One, quindi non rischiare di restare fuori, prenotalo ora. Ogni euro incassato sarà devoluto ai volontari che portano con la musica un sorriso ai bimbi malati nei reparti più bui dei nostri ospedali. Non hai davvero scuse. Ti aspettiamo e ci vediamo la settimana prossima col prossimo episodio di Racket B. Ciao!